Va bene, allora, l'ultima ora di sistemi informativi di oggi. Non nascondete la gioia. Che useremo per andare avanti su questo esempio e usandolo anche come pretesto per introdurre qualcuno dei costrutti, diciamo, un pochino più avanzati, dei diagrammi di processo che vi potranno servire nel laboratorio di mercoledì. Diciamo, sono un pochino meno frequenti da utilizzare rispetto a quelli che abbiamo visto finora, che sono, diciamo, il cardine. Prima però qualcuno ha delle domande su quello che abbiamo fatto nella prima ora, quelli dei dubbi? Siete riusciti a dimenticarlo? Bene, quindi possiamo ripartire da zero. Allora, la prima cosa che, come dicevo, parto come spunto dai problemi che, aperti di questo diagramma e andiamo a vedere, no, come si possono risolvere con alcune rappresentazioni che non conosciamo ancora. Allora, il primo problema è un problema puramente, diciamo, estetico, cioè questo processo è un processo di per sé molto lineare, tranne per il groviglio di cose che ci sono qua, dove c'è questo ciclo, dove c'è questo if, eccetera, che sono stati necessari perché dovevamo valutare uno per uno i giudici e a seconda della tipologia dovevamo invitarlo in un modo diverso, ecco, tanto per dire. Allora, sarebbe tanto bello che si potesse lasciare in questo processo questa semplice azione, l'organizzazione seleziona i giudici, e poi a parte si potesse descrivere, guarda, questa cosa qua, l'organizzazione seleziona i giudici, in realtà è un po' complicata ed è fatta così, senza doverlo per forza cacciare dentro questo diagramma. Quindi avere in un certo senso un'attività che richiami un altro diagramma. Ok? Questo si può fare, sulle slide lo trovate più avanti, si chiama attività complessa, ma qui abbiamo direttamente l'esempio che ci fa capire cosa serve, e per farlo si usa questa icona, questo simbolo, che qui si chiama Call Behavior Action. Cioè, mentre quelle che abbiamo usato finora sono delle action, sono azioni fatte, queste sono delle azioni, il call behavior action, il cui comportamento richiama un altro diagramma. Quindi, come chiamare una funzione, no? Se scrivendo una funzione, anziché scrivere tutto il codice dentro che renderebbe la funzione troppo lunga e complicata, ne chiamate un'altra nella quale, diciamo così, incapsulate, la parte di funzionalità che vi serve. Questo dal punto di vista grafico è sempre un rettangolo con dentro questa specie di tridente, no? Che si vede qua, che un po' riassume, diciamo, evoca il fatto che dentro ci sia un diagramma con tante ramificazioni, no? Quindi un'azione che abbia questo simbolo è un'azione composta, un'azione complessa. Allora, ad ogni azione complessa corrisponde un activity diagram che la implementa. Quindi noi ciò che possiamo fare è mettere in questo diagramma principale questa azione complessa chiamando l'organizzatore seleziona i giudici. E poi fare un diagramma di attività per spiegare questa azione. Adesso noi ce l'abbiamo già fatta, quindi quello che possiamo fare è prendere questa frase, scriverla qua dentro. Ok? E quindi al posto di tutta questa cosa, il ciclo che abbiamo fatto prima, lasciamo questo. E poi creeremo un altro diagramma delle attività che si chiama esattamente in questo modo, nel quale andiamo a descrivere come avviene l'operazione. Adesso nel caso di Asta è più comodo perché se tu fai doppio clic su un'attività complessa, mi dice, ma senti, ma vuoi creare un activity diagram collegato a questa? Certo, sono qua per questo. Dico yes e mi crea un activity diagram con questo nome lunghissimo, ma è lo stesso nome che coincide al nome dell'attività complessa. Quindi, tornando su, posso selezionare tutta questa parte di diagramma, senza questo, no? Vai via. È bello, Asta, ma convincilo a fare ciò che hai in mente, sempre un'impresa. Copia,
incolla, me lo mette qua. E poi ci metto ovviamente il nodo di partenza e il nodo d'arrivo. Vediamo qua scrivere un else per collegarlo. Quindi ho traslato tutta la parte, diciamo così, complicata dei cicli e delle varie ramificazioni all'interno di una activity diagram secondario, diciamo così, di secondo livello, interno. Mentre nel processo principale sostituisco tutta questa parte semplicemente con l'attività complessa. Ok? Quindi posso prendere anche questa parte qua, tirarla su e avere un diagramma anche più comprensibile, più lineare, dove questo diagramma comprende una certa serie di operazioni da eseguire in sequenza e qui anche visivamente c'è il richiamo che una di queste operazioni in realtà è più complicata delle altre. E se voglio capire come si fa, vado a vedere il diagramma, l'activity diagram specifico. Allora, come funziona, cosa significa questo tipo di call behavior action? Per capire come funziona, semplicemente dobbiamo darci le regole di come il token viaggia. Allora, regole molto semplici, nel senso che quando il token arriva in ingresso a un'attività complessa, questo token viene teletrasportato nel nodo iniziale del diagramma sottostante e da lì segue le sue regole normali del diagramma a seconda di che cosa ha fatto. Quando poi questo token, se e quando, arriverà al nodo terminale, se e quando arriverà al nodo terminale, allora questo processo viene spento, ucciso e il token ritorna in uscita dall'attività complessa e continuerà, in questo caso, a posizionarsi all'ingresso dell'attività successiva. Ok? Quindi, diciamo, il funzionamento credo sia abbastanza semplice da capire. Semplicemente lo potremmo vedere come una sorta di macro, una macro attività, che poi viene dettagliata da un'altra parte, e è come se questa freccia che entra in attività complessa entrasse in realtà dentro il nodo di partenza dell'altro processo. Questo ha tra l'altro il vantaggio che se quello stesso processo secondario venisse usato, fosse necessario più volte, e io lo definisco una volta sola e richiamo l'attività complessa all'interno di più volte all'interno del diagramma. L'altra cosa a cui bisogna pensare è che quando ho un'attività complessa non è detto che il soggetto sia unico, perché qua abbiamo l'organizzatore seleziona i giudici, poi in realtà qui sono tutte azioni, quasi tutte azioni fatte dall'organizzatore, tranne quella che però viene compiuta dal giudice. Quindi a livello di comprensione, questo titolo non è proprio il massimo, perché mi sta dicendo, guarda che questa è un'attività complessa che però fa l'organizzatore, mentre invece una parte di questa attività viene fatta anche dai giudici. Quindi quel soggetto così esplicito dell'organizzatore non mi piace tanto, sarebbe meglio magari toglierlo. Selezione dei giudici per l'hackathon e poi questa operazione verrà fatta sia dall'organizzatore che dai giudici, però questa è una finezza se vogliamo, no? Non c'è soggetto perché in realtà quell'azione complessa viene compiuta da più soggetti diversi. Se io invece mettessi un soggetto lì, in qualche modo starei implicando che sì, è un'azione complessa ma viene fatta tutta da quel soggetto lì. Però una sfumatura, lasciamola, non perdiamoci troppo tempo.
Quindi questo costrutto dell'attività complessa usiamolo spesso, non crea problemi, anzi di solito risolve molti problemi di chiarezza, no? Anche su carta è più facile avere dei rimandi, eccetera. Se riesco a enucleare una parte un pochino, cioè un processo tendenzialmente lineare, poi c'è una parte rognosa, mettiamola da parte, altrimenti non si capisce più nulla. E ci aiuta anche a creare un diagramma che è più strutturato. Cioè ho dentro dei salti, dei percorsi che vanno avanti e indietro, ma riesco a identificare esattamente qual è il punto di inizio e il punto di fine della parte che si può ripetere, e la metto da parte. Non è obbligatorio, ma è una comodità in più. Poi c'è un altro aspetto su cui ci eravamo lasciati alla fine della lezione precedente, che è questo. Questo, in particolare questa azione, un altro partecipante risponde, mal si concilia con questa dipendenza temporale, cioè la freccia che entra qua. Perché in qualche modo quest'altro partecipante può ricevere la richiesta in qualunque momento, può ricevere anche più richieste in momenti diversi da parte degli altri utenti. Quindi come fa lui a essere cosciente che adesso deve rispondere a questa richiesta perché un altro utente ha fatto un'altra azione? Cioè, cerco di spiegarmi meglio. L'azione in cui io scelgo un team, quindi faccio una domanda, e il fatto che un altro utente, che in quel momento stava facendo altro, debba rispondere a questa domanda, sono cose asincrone tra di loro, indipendenti, che poi devono, diciamo, il secondo utente, il secondo partecipante deve rispondere quando interpellato, quando qualcuno gli ha fatto una richiesta. Quindi mi verrebbe quasi da dire che la risposta dell'altro partecipante deve essere in un processo a parte, un activity diagram a parte che ha semplicemente un nodo di inizio, la risposta del partecipante e il nodo di fine, che ha il suo token che non corrisponde al fatto che il partecipante 1 si iscrive, ma il suo token che corrisponde alla richiesta ricevuta. Cioè ogni volta che ricevo una richiesta devo svolgere un certo processo. No? Sembra più corretto, perché spiego meglio quando devo fare quell'azione. Anche perché da questo diagramma non è poi chiarissimo che ogni volta che faccio questo giro questa azione deve essere fatta da un partecipante diverso, perché è quello che ho appena invitato. Va bene come prima approssimazione, però non troppo. Però se mettessi questo in un altro activity diagram, avrei un altro activity diagram che dice rispondo a una richiesta. E ho capito, ma innanzitutto posso rispondere alla richiesta se qualcuno me l'ha fatta. E io che sono in un altro activity, come faccio a sapere che il primo activity ha fatto la richiesta o no? E secondo, se io sono in un activity separato, l'utente dirà sì o no, e come fa questo sì o no ad arrivare al primo activity, questo qui? E sono solo esempi per dirci che in realtà ci servono dei meccanismi per fare comunicare tra di loro le varie attività, per farsi scambiare dei messaggi tra un'attività e l'altra. Quando ho un processo unico sequenziale non ho bisogno di nulla, se avessi un unico mega processone, un'unica mega attività, perché lei va avanti per conto suo. Ma quando ho delle cose che vanno avanti in parallelo e ogni activity è parallela alle altre, in realtà può avere anche una molteplicità diversa, perché di token di questo qua ne abbiamo tantissimi, uno per ogni iscritto, come fanno a parlarsi tra di loro, a sincronizzarsi tra di loro in qualche modo? Ne dico un'altra. Partecipante si iscrive all'hackathon. Questo è bellissimo, è giusto, ma questa azione qua non deve essere possibile fino a quando l'organizzatore non ha aperto le iscrizioni. Allora io devo dire al secondo activity che questa cosa la può fare quando vuole, ma quest'altra azione la può fare solo dopo che un altro activity ha aperto le iscrizioni. Ok?
Quindi a un certo punto ci sono dei processi che si devono in qualche modo fermare e aspettare che un altro processo abbia fatto un'altra cosa. Come facciamo a sincronizzare questi processi tra di loro? Come facciamo? Lo facciamo attraverso, questo ci vediamo dopo, attraverso un meccanismo di comunicazione interprocesso, che è parolona. Sono dei meccanismi per gestire all'interno dei vari processi l'evoluzione temporale e sincronizzarli meglio. Di per sé l'unica, fino a, per quanto conosciamo adesso, l'unica regola che ha il token per andare avanti è che quando può va avanti alla velocità infinita, quando non ci sono ostacoli, quando ci sono delle azioni sta fermo fino a quando l'utente non ha fatto una certa cosa. Però noi vorremmo aggiungere delle regole in più. Allora, la prima regola è, fatemi saltare questo perché facciamo prima l'altro. La prima costrutto è la ricezione o accettazione di un segnale che va di pari passo con l'invio di un segnale. Allora, come si descrivono? Allora, in realtà questi, dobbiamo immaginarci che queste activity, che sono indipendenti, parallele, vanno avanti una per conto proprio, ciascuna per conto proprio, si possono parlare attraverso lo scambio di messaggi che chiamiamo segnali, che UML chiama segnali. Allora, un processo in qualunque momento può decidere di fermarsi ad aspettare che arrivi un messaggio o un segnale, usando questo simbolo, che è un rettangolo con un lato mancante sulla sinistra che ci ricorda un po' una freccia entrante, no? Mi fermo e aspetto che arrivi qualcosa. Quindi questo è un punto in cui il token si ferma. Al di là delle regole solite di viaggio del token, se questo arriva qua, lui si ferma e uscirà da qua solamente quando questa activity avrà ricevuto un segnale. Segnale di tipo l'acqua bolle, perché questa è una ricetta. Segnale, e non fa altro questa azione qua, semplicemente riceve il segnale e riparte, e dà il via libera al token. Semplicemente un'attesa che si verifichi un certo evento, una certa situazione. E chi lo manda questo segnale che io sto aspettando? Lo manda qualcun altro, qualcuno esterno al mio processo, esterno alla mia activity. Esterno alla mia, a questa activity può voler dire due cose. La più semplice è un'altra activity dello stesso sistema informativo. Quindi il modo per far comunicare due activity del mio sistema informativo. L'altra ipotesi però potrebbe essere un altro sistema informativo, esterno al mio, indipendente dal mio, che in qualche modo ci sia un meccanismo, no, che per far comunicare tra di loro sistemi informativi diversi. E non è raro, no? Nel senso che voi immaginate di avere, che ne so, un servizio di commercio elettronico, per cui la merce la spedite quando ricevete il pagamento. Però se accettate pagamenti, per dire, via carta di credito, allora lui è prima a fare il pagamento e poi voi accettate l'ordine. Ma se accettate anche un pagamento via bonifico, ad esempio, l'utente conclude l'ordine adesso, farà il bonifico, speriamo che lo faccia, ma io devo aspettare che la banca mi dica che ha ricevuto quel bonifico. Quindi a un certo punto il processo si fermerà e dirà: ok, io adesso aspetto che arrivi il bonifico. Mi sarò messo d'accordo con chi fa il sistema informativo della banca per segnalarmi in qualche modo che quel bonifico è arrivato. Segnalarmi al sistema informativo, non all'utente. Non sto parlando dell'utente, della segretaria che va a vedere se è arrivato il bonifico, tutti i giorni controlla l'estratto conto. No. Sto parlando di un messaggio tra computer e computer,
che il sistema informativo della banca manda al mio sistema informativo e dice è arrivato col bonifico con quel codice. E allora a quel punto io posso procedere. Quindi ci sono dei casi, sono più rari, sono anche più complessi da gestire, da immaginare, in cui questo segnale arriva da lontano, non arriva dall'activity della porta accanto, ma arriva da un altro sistema informativo. La notazione è la stessa. Ok? L'opposto dell'accettazione di segnale è l'invio di segnale. L'invio di segnale, anche qua, è questo simbolo, un rettangolo con una punta uscente, quindi mi ricorda un po' la freccia che esce, mentre in un altro caso mi ricordava la freccia che entra, che invia un messaggio fuori, all'esterno dell'activity. All'esterno dell'activity può voler dire anche qui che questo messaggio è rivolto a un'altra activity del mio sistema informativo, oppure che è rivolto direttamente all'esterno del sistema informativo. In questo esempio, il sistema informativo manda una mail, a chi la manda? Fuori. Chi riceve la mail sarà, che ne so, Gmail, sarà Libero, sarà la mail del Poli, sarà un sistema informativo che di sicuro non è quello che sto facendo io. Quindi in questo caso la mail inviata verrà ricevuta da qualcuno che non fa più parte del mio sistema informativo. Sarà il sistema informativo sul quale l'utente finale ha deciso di avere l'account di posta. Il funzionamento di questi, del segnale, dal punto di vista del token, del segnale di invio, dell'azione di invio segnale, è istantaneo. Cioè il token passa e non si ferma. Passa, manda il segnale e continua. Boh, velocità infinita. Quindi mentre la ricezione segnale ferma il processo fin tanto che il segnale non è arrivato, l'invio segnale lo manda e prosegue. Okay? Quindi non rallenta il token. Quindi non saprò se è arrivato, non aspetto che quel segnale arrivi. Io lo mando e basta. Okay? Questi segnali... possono essere di due tipi, li potremmo usare in due modi. O sono segnali di pura sincronizzazione, è un po' un passaggio del testimone, io sono arrivato qui, tu parti pure, e quindi non hanno informazione associata. Oppure possono essere segnali che portano dietro dell'informazione. Quindi è come se portassero dietro un pezzo di modello concettuale con i dati, ad esempio il discorso del bonifico, aspetto che riceva il bonifico, ok, però io devo sapere qual è questo bonifico, da parte di chi, qual è il suo codice, qual è l'importo per poterlo verificare. E quindi dentro il segnale, immaginate un pacchetto dati che dentro abbia anche delle informazioni. Allora, queste cose come le usiamo noi? Le usiamo, visto che abbiamo almeno tre attività diverse, per sincronizzare tra di loro. Ad esempio, la prima cosa che vogliamo fare è fare in modo che il partecipante non si possa iscrivere all'hackathon finché le iscrizioni non sono aperte. Okay? Allora, per farlo dobbiamo mettere qua un blocco dicendo al processo di entrare in pausa se per caso le iscrizioni non sono aperte. Allora, per farlo usiamo il segnale di accetta evento o accetta segnale, e attendo il segnale di iscrizioni aperte. E lo metto qua in mezzo. Quindi l'utente, se non è registrato, lascio che si registri quando vuole. Poi in ogni caso questo processo si ferma qua. Tutti gli utenti rimarranno, che vogliono iscriversi, rimarranno in attesa dell'informazione che le iscrizioni sono aperte. E chi è che lo manda questo segnale? Il processo dell'organizzatore.
Quindi il processo dell'organizzatore, che abbiamo qua, ciclo di vita dell'hackathon, dopo che l'organizzatore apre le iscrizioni, allora il sistema informativo invia il segnale che si chiama iscrizione aperte, come l'ho chiamato? Iscrizione aperte. Quindi invio il segnale che si chiama iscrizioni . Quindi poiché questo segnale si chiama nello stesso modo dell'altro, sto dicendo che comunicano tra di loro. Allora, cosa facciamo? Vediamo che l'organizzatore apre le iscrizioni, quindi lui fa un'azione. Appena lui ha finito questa azione, subito dopo il sistema informativo manda il segnale. Questo segnale viene mandato, è disponibile a tutti, in particolare a tutte le activity che si trovano bloccate qua, le quali possono sbloccarsi e continuare. In questo segnale non c'è bisogno di informazione associata. È un evento puro, è un'informazione temporale pura. Andate pure, andate avanti. In questi segnali, segnale inviato e segnale ricevuto, io non ho messo il soggetto. Chi è? L'organizzatore, l'utente, il partecipante. Non ho messo il soggetto perché sono azioni svolte sempre direttamente al sistema informativo. Quindi il soggetto, è sottintesissimo, è sempre il sistema informativo. L'utente non è mai coinvolto né nell'invio di segnale né nella ricezione del segnale. È un meccanismo gestito automaticamente dal sistema informativo. Ok? L'utente è coinvolto sempre solo nelle azioni, punto. Mai negli altri blocchi di scelta, del fork, nel join, nei segnali, questi sono gestiti automaticamente dal sistema. Sono i meccanismi di funzionamento del sistema. Ok, quindi in questo modo siamo riusciti a evitare che un partecipante si iscriva all'hackathon se l'organizzatore non ha ancora dichiarato aperte le iscrizioni. Poi vediamo un po' il discorso della partecipazione. Allora a questo punto possiamo effettivamente separare questo processo di accettazione rispetto al processo di iscrizione e creare un altro activity diagram che possiamo chiamare partecipante risponde ad una richiesta, richiesta di formare il team. E questo viene attivato con un token ogni volta, dove è la nota? Il token è la singola richiesta da parte di un altro utente di unirsi al team del partecipante. Quanti ce ne sono di questi token? Tante quante sono tutte le richieste che sono state fatte. Il singolo partecipante, io mi sono iscritto, quante richieste riceverò? Se sono uno sfigato, nessuna. Se sono bravissimo, saranno in tanti a chiedersi di unirsi a me. Però a priori non so. E sicuramente questo numero di volte che questo processo viene eseguito non è uguale al numero di partecipanti. È un'altra cosa, è un altro valore. Quindi giustifica il fatto che sia un altro token. E come funziona? Beh, innanzitutto, questo processo parte quando arriva una richiesta. Cioè io non posso qua mettere, copiando dall'altro, il partecipante risponde alla richiesta. Qua. Togliamo altro perché adesso ci mettiamo dal punto di vista suo, quindi è il partecipante. Non posso far così, iniziare così. Perché come faccio a rispondere se la domanda nessuno me l'ha fatta? La domanda la farà qualche altro partecipante in un'altra attività parallela e io aspetto che arrivi una domanda.
domanda o richiesta, pardon, di unione è brutto, com'è? Richiesta di aggregazione, aggregarsi al team. Quindi, semplicemente il partecipante risponde a questa richiesta. E la sua risposta la comunica. Quindi dopo che lui ha risposto, che può essere un sì o può essere un no, questa activity pubblica la risposta alla richiesta di aggregazione, manda, invia a chiunque voglia ascoltarla il contenuto di questa risposta. Allora, in questa richiesta di aggregazione non è solo un segnale, un evento puro di pura sincronizzazione, perché quando io ricevo questa richiesta di aggregazione, nella richiesta di aggregazione ci sono almeno scritte due cose: chi è l'utente che mi ha fatto la richiesta e qual è il suo messaggio motivazionale che mi ha mandato. Qua abbiamo un pezzo del modello concettuale che ci dice, che ci rappresenta questo meccanismo di richiesta. Ricordiamoci sempre che stiamo descrivendo azioni che non fanno altro che modificare il modello concettuale. Allora, un destinatario riceve una richiesta da chi? Da un richiedente. Quindi quella richiesta contiene al suo interno il richiedente, l'informazione sul richiedente. In realtà contiene anche il messaggio motivazionale, dicevamo. Allora, nel dire questa frase mi sono ricordato che ci eravamo dimenticati di mettere il messaggio motivazionale. Dove lo metto? Se io faccio una richiesta a te, devo mandare un messaggio. Allora, questo tiene traccia del fatto che ho fatto richiesta a te, ma non c'è il messaggio. E allora mi manca un pezzo. Non ce ne eravamo accorti. Dove lo metto il messaggio? Ci vuole un association class, in modo da poter aggiungere come attributo il contenuto del messaggio motivazionale all'interno di ciascuna richiesta. Quindi ne approfittiamo per correggere questo errore. Una association class riflessiva, pensavate di averle già viste tutte. Con un attributo che è il messaggio string. Molteplicità, 0 a molti, 0 a molti. Lato richiedente, non partecipante, richiedente. Sì, perché devo cancellare quella là. Richiedo. Perché di qua, scusate. Ah. Metto posto dopo. Quindi quella che era una semplice relazione riflessiva l'ho trasformata in una classe di associazione per poter mettere il messaggio. Ok, torniamo là. E quindi in questa richiesta di aggregazione arriverà un'istanza della classe associazione richiede o richiesta.
che ha l'informazione su chi è il richiedente e qual è il messaggio. A questo punto il partecipante può rispondere e nella risposta alla richiesta di aggregazione ci sarà un sì o un no. E quindi anche qua probabilmente un altro attributo della richiesta è la risposta, che è un booleano, sì o no. È normale che ci accorgiamo che ci manchino dei pezzi man mano che andiamo avanti, no? In realtà tutti questi modelli è un po' come se li costruissimo in parallelo, sto facendo modello concettuale, modello di processo, sto pensando alla stessa cosa, allo stesso sistema e via via che vado avanti aggiungo dettagli, aggiungo informazioni. Non spaventiamoci se ci siamo dimenticati qualcosa. L'importante è ricordarci di tornare indietro a verificare. C'è una domanda? Ti dimmi. Sì. E a chi richiesto, diciamo, risponde. Sì. E si può fare come abbiamo modellato noi, cioè abbiamo messo due attributi nella suggestion class. Sì, perché è la stessa classe. Però in realtà un soggetto invia il messaggio motivazionale e l'altro soggetto invia. Sì. Allora, ti turba il fatto che i due attributi di questa richiesta siano compilati l'uno dal richiedente e l'altro dal richiesto. Sì. Ok? A me non turba particolarmente, nel senso che sono le informazioni relative a questa richiesta. Allora, questa richiesta che informazioni ha? Quattro informazioni. Chi è il richiedente? Chi è il richiesto? Qual è il messaggio che il richiedente ha messo per farsi bello? E qual è la risposta che il richiesto ha dato? Scusate se questo richiesto non mi suona male in italiano, ma richieduto è peggio. Queste sono le quattro informazioni. Poi le singole informazioni verranno messe da utenti diversi in momenti diversi. Ma non ho due relazioni riflessive, non fate questo errore, una per la richiesta e una per la risposta. Perché dei quattro dati che vi ho detto, il richiedente e il richiesto devono essere lo stesso. Se io avessi un'altra relazione riflessiva, una richiede e l'altra risponde, quella risponde avrebbe un suo rispondente, un suo risposto, che non è detto che coincidano con il richiesto e il richiedente della prima, perché sarebbe un'associazione indipendente, un'altra. No, è la stessa, tra gli stessi due c'è un dato in più, ti ha mandato a fan bagno perché non ti vuole, oppure sì, era contento, ma di quella richiesta. Ok? Immaginate la sera di carta, ce lo immaginiamo di carta, no? I bigliettini delle scuole elementari su cui vuoi essere la mia fidanzata e poi facevi la casellina sì, no? E poi facevi arrivare il bigliettino, la richiesta, alla ragazza o viceversa. E però il sì, no lo mettevano sullo stesso bigliettino. Non è che mandavano un bigliettino con scritto sì a un altro ragazzino, no? È la stessa richiesta a cui si aggiunge un'informazione. Questo è un po' meno romantico, ma il concetto è lo stesso. Quindi queste informazioni sono nel modello concettuale e vengono travasate, comunicate da un'attività all'altra attraverso questi segnali. Allora, sull'attività del primo partecipante, cosa succede? Che ovviamente questa azione non c'è più. Io ho il partecipante che richiede di unirsi al team di un altro partecipante, quindi seleziona il partecipante a cui fare la richiesta e a questo punto il sistema informativo dovrà prendere questa informazione, cioè a chi vuole unirsi, impacchettarla in un messaggio e mandarla all'altro partecipante. Che si chiamava richiesta di aggregazione. Copio così, sono sicuro di scriverlo uguale. E dopo che ho mandato la richiesta di aggregazione, la quale sblocca l'altra activity che era rimasta ferma perché non aveva nulla da fare fino a quando non riceveva la richiesta, io devo bloccarmi.
perché non posso arrivare al rombo e dire sì o no finché l'altro non ha risposto e l'altra activity mi abbia segnalato, comunicato la risposta, sia affermativa o negativa. E quindi subito dopo mi faccio un po' di spazio e metto una ricezione di segnale. Segnale che si chiamerà risposta alla richiesta di aggregazione. È più lungo di quanto pensassi, quindi ho bisogno di più spazio. Allora, guardiamo cosa fa il token. Il token arriva qua, il partecipante, lì all'inizio. Il partecipante pensa, dice, ah, voglio unirmi a quel tizio. Lo seleziono, schiaccio il bottone, voglio unirmi a quel tizio. Il sistema informativo prende questa informazione e internamente, istantaneamente, manda un segnale a quel al processo che sta gestendo quel tizio per dirgli, guarda che c'è, puoi andare avanti perché hai una richiesta per te. Dopodiché il token si ferma qua e aspetta che arrivi la risposta. Se la risposta non dovesse arrivare, il token passa il resto dell'eternità fermo qua. Però è giusto. Quando invece la risposta arriva, che sia affermativa o negativa, questo token si sblocca e a seconda che la risposta sia affermativa o negativa, vedete che qua è un'informazione che ha viaggiato. Io qui so non solo che è stata data una risposta, ma anche se questa risposta, quindi quale sia la risposta, se sia positiva o negativa. E vado avanti. Adesso manca ancora un ultimo ingrediente. Perché noi attraverso questo segnale abbiamo sbloccato questo processo. E quindi abbiamo abilitato il sistema informativo a far sì che l'altro partecipante, quando si collega, vede la richiesta e può rispondere. Però stiamo parlando di un processo di iscrizione che dura magari 2 settimane. Allora, una volta che io sono iscritto, non è che 18 volte al giorno vado a controllare, senti, se per caso c'è una richiesta di iscrizione per me. E di solito non ci sarà, e invece quando arrivo quel segnale la vedo perché il sistema informativo mi permette di rispondere, quindi mi fa vedere che c'è la richiesta. Sarebbe bene che quest'altro partecipante venisse anche avvisato, come si dice in gergo, fuori banda, cioè con un canale diverso che non sia il sistema informativo stesso. Gli vogliamo mandare una mail, gli vogliamo mandare un SMS, un messaggino in qualche modo per dire, senti, vai sul sito perché c'è una richiesta per te. Se ci fosse un'app, gli mandiamo una notifica. Allora, avvisare il partecipante persona vera, persona fisica, persona reale, e avvisare l'activity sono due cose diverse. Un conto è dire a quel pezzo di sistema informativo tu puoi andare avanti, puoi spostare il token. Un conto è dire a quel tapino che in quel momento sta seguendo lezione, guarda che ti è arrivata una richiesta di amicizia o di unione al team. Questo se presupponiamo che quell'altro tizio non sia in quel momento collegato al sistema, perché se è collegato al sistema lui vede che a questo punto può, no, fare una certa azione, ma se non è sempre collegato al sistema devo in qualche modo avvisarlo che si colleghi. Allora come faccio? Beh, direi che subito dopo o subito prima, tanto sulle azioni istantanee, avere mandato la richiesta di aggregazione, gli mando una mail. Facciamo subito dopo. Quindi, un altro invio di segnale. In cui il sistema informativo manda una mail all'altro partecipante. Dicendogli vatti a vedere, collegati al sito perché hai una richiesta da evadere. No? Cosa ho fatto? No. Ops. Fermo. Questo via, questo su.
andato avanti, sì, non ha sofferto. Ok. Ok? Sono due cose diverse. Il primo invio di segnale è un segnale tra due activity, in cui la prima dice alla seconda tu puoi andare avanti. L'altro invio di segnale è un segnale che viene mandato da questa activity e ricevuto dal programma di posta elettronica del mio utente. Quindi noi non vedremo mai nel nostro diagramma delle classi, nel nostro diagramma di attività, la ricezione di questa mail. Perché viene ricevuta dalla posta di Gmail, dalla posta del Poli. Ok? Questo segnale esce dal mio sistema informativo, dal mio contesto, e non lo vedo ricevere. Quindi sarebbe sbagliato qua dire l'utente riceve la mail. Perché il sistema informativo mio, che sto progettando degli hackathon, non saprà mai se quella mail è stata ricevuta, quando è stata letta, quando è stata ricevuta. Non ho modo di saperlo, io l'ho mandata e basta. Poi cosa succede dal punto di vista del sistema informativo? Che io ho mandato una mail e mi accorgo che il partecipante dopo un po' si è collegato. Allora, si sarà collegato perché gli ho mandato la mail e l'ha letta, o si sarà collegato perché una voce del cielo squarciando le nubi gli ha detto collegati? Non lo so. Fondamentalmente non me ne frega niente. Semplicemente si è collegato in un contesto in cui aveva qualcosa da fare. E a me va bene così. Non posso controllare le azioni dell'utente. Peggio ancora, le motivazioni, che cosa aveva in mente lui in quel momento. Mi limito alle sue azioni. Ok? Quindi questi sono, diciamo così, costrutti che ci servono per poter mettere d'accordo dal punto di vista temporale le varie attività, che altrimenti andrebbero avanti in modo scorrelato. Ce n'è ancora una che conviene valutare qua sul ciclo di vita dell'hackathon, perché c'è un requisito del sistema di cui non abbiamo ancora tenuto conto, che è quello che dice le iscrizioni si chiuderanno 2 giorni prima dell'evento. Allora, noi ciò che abbiamo descritto finora è che le iscrizioni sono aperte dall'organizzatore, il quale dà il via a tutta la catena di iscrizioni, richieste, eccetera, eccetera. E poi che il sistema informativo chiude le iscrizioni. Però detto così è pericoloso, perché dopo che l'organizzatore apre le iscrizioni e viene mandato istantaneamente, qua il token non si ferma, istantaneamente il messaggio a tutti, i potenziali iscritti, non agli iscritti, non viene mandata una mail qua, viene semplicemente sbloccata l'activity che altrimenti non poteva andare avanti, il token arriva in ingresso al sistema informativo. Allora, poiché questa è un'azione che il sistema informativo può fare da solo, il sistema informativo non ha nessun motivo per ritardarla quell'azione. La fa subito, la posso fare? Sì. Mi serve un utente per farla? No. E allora la faccio. No, no, un attimo, non devi farla subito, devi farla solo tra tot giorni, quindi se ho aperto l'iscrizione adesso e si chiudono il 15 di novembre, tu dovrai farlo solamente il 13 novembre questa azione. Però chi è che dice al sistema informativo devi aspettare fino al 13 novembre? E quindi fermo artificialmente il token per un certo tempo? Esiste un segnale temporale, che è una sorta di, si comporta come una ricezione di segnale. Immaginatevi che ci sia un orologio che manda il segnale di tempo a tutte le attività. Questo, il simbolo che si usa per la ricezione di segnale temporale è una coppia di triangoli che nell'intenzione di chi li ha progettati dovrebbero somigliare a una clessidra. Okay? Noi abbiamo tanta fantasia e lì ci vediamo una clessidra. Allora, vuol dire che dopo aver dichiarato aperte le iscrizioni e prima di chiuderle, inserisco un'attesa
e questo lo trovate sempre nello stesso bottone, vedete che ci sono i tre, invia segnale, ricevi segnale e ricevi un evento di tipo tempo, temporale. Che è questa clessidra? In cui ovviamente devo specificare qual è il tempo da aspettare. Perché mi odia? Allora. Vabbè, non riesco a spostarlo. Andiamo così che si vede meglio. Qual è il tempo da aspettare? Cioè, c'è questo orologio che genera segnali, qual è il segnale generato dall'orologio che mi fa sbloccare, mi fa andare avanti? 2 giorni prima dell'inizio dell'hackathon. Quindi, è buono. Inizio hackathon, meno 2 giorni. Ah no, non me lo lascia spostare, non so. Ok, è testardo. Ok. Quindi il token, quando arriva qua, entra in ibernazione impostando un timer. Cioè io qua mi blocco fino a quando non scatta questo tempo. Può succedere di tutto, ma lui rimane lì addormentato. La differenza tra una attesa di evento temporale e un'attesa di segnale è che di solito il segnale arriva quando si verifica una certa situazione, quando qualche utente fa qualche cosa. Quindi è imprevedibile, non posso sapere esattamente quando riceverò quel segnale, perché dipende dalle azioni degli utenti sul sistema. Mentre invece un'attesa temporale è un'attesa non di un evento particolare che è successo una certa cosa, ma l'attesa che l'orologio arrivi a un certo punto. Quindi qui non può esserci scritto, che ne so, ci sono iscritti 100 utenti come condizione di blocco, oppure ho raggiunto il numero massimo di iscritti. Perché quello non è un tempo, è una condizione che qualcuno deve rilevare e informarmi. Quindi voi immaginate che veramente di andare a dormire e impostare un timer sul comodino. Un timer e basta. Quindi il timer scatta a una certa ora. Tu il timer lo puoi impostare in modi diversi. Puoi dire voglio dormire per 37 minuti e 8 secondi. Quindi un tempo relativo, una durata. Oppure puoi dire voglio dormire fino alle 8 di domani mattina. Oppure fino al 1° dicembre prossimo. Lo puoi raccontare in modi diversi, purché nel momento in cui tu ti addormenti mi sappia dire esattamente quando ti sveglierai. Allora qui può esserci qualunque espressione che volete, di tempo assoluto o tempo relativo, che dipende dai valori del modello concettuale, oppure una pausa di 30 minuti o qualunque cosa. Il vincolo che ci dice che cosa è lecito scrivere qua dentro e che cosa non è lecito, è che nel momento in cui il token entra, deve già sapere quando uscirà. È possibile determinare l'istante di uscita del token nel momento in cui il token entra. Allora, a questo punto sono sicuro che dipende solo dal tempo. Intorno può succedere ciò che si vuole, ma quel token rimarrà fermo fino a quell'istante di tempo lì, in cui si sveglierà. Ok? Quindi in questo caso, nel diagramma io non ho messo una data precisa. La data sarà ogni volta diversa. Ma ti ho detto come si calcola e so calcolarla prima che lui si addormenti. So già calcolarla nel momento in cui sto per addormentare. Allora, questo attesa di evento temporale serve tutte le volte che vogliamo appunto sospendere un'attività di un processo, di un activity diagram, in attesa di una certa data. Okay? Poi, chiudo le iscrizioni e con la stessa cosa possiamo farla qua sotto per evitare che i giudici pubblichino il problema quando l'hackathon non è ancora aperto.
Perché il sistema informativo chiude le istruzioni istantaneamente, ma siamo 2 giorni prima dell'inizio. E questo però permetterebbe ai giudici di pubblicare già il problema 2 giorni prima. Invece bisogna dire no, aspettate, dovete aspettare che l'hackathon sia aperto, che l'orologio sia arrivato alla data e ora di inizio dell'hackathon. E quindi anche qua mettiamo una piccola moratoria temporale con inizio hackathon. Oh, inizio hackathon non è una parola scritta a caso, eh? Inizio hackathon è esattamente il nome, se non sbaglio, dell'attributo inizio della classe hackathon. Ce l'abbiamo quell'informazione. È tutto lì, c'è tutto nel modello concettuale. Ok? E allora lo colleghiamo con le solite frecce. E quindi il token che di per sé va avanti con le sue regole, ogni tanto lo fermiamo. Lo fermiamo o in attesa che si verifichi una certa condizione, o in attesa che si arrivi a una certa data o ora. E quindi evitiamo che il token vada troppo avanti, che il sistema informativo permetta agli utenti di fare cose che non possono ancora fare. Quindi tutti questi processi alla fine, a parte il primo, che inizia quando vuole, cioè non c'è nessun vincolo perché un organizzatore possa creare un nuovo hackathon, lo fa quando vuole, ma poi gli altri processi, se notiamo, quando partono, partono sempre con una condizione temporale. Logico temporale, partono se sono in condizione di farlo, ma questo è un sottoprocesso, quindi lui, quest'altro anche riceve un segnale e poi va avanti, questo riceve un segnale e poi va avanti. Non è una regola generale, però succede spesso, no? Di dire ok, questo è un processo indipendente, ma quando può partire? Allora, a volte può partire per conto suo, a volte invece deve aspettare che ci siano le condizioni per poterlo fare. Ok, un ultimo ingrediente che vi voglio raccontare oggi, un ultimo costrutto che vi voglio raccontare oggi, è simpatico, più che altro può essere comodo, è una scorciatoia grafica per essere sicuri di mettere sempre il soggetto delle azioni. Dicevamo che ogni azione deve avere un soggetto esplicito, questo soggetto sia un tipo di utente oppure sia il sistema informativo. Dov'è che non mettiamo il soggetto? Non lo mettiamo nei segnali inviati, segnali ricevuti, pausa, la clessidra, né nei blocchi di choice, fork e join, perché sono gestiti sempre, comunque, automaticamente dal sistema informativo. Quindi lì non serve, non ha senso metterlo. Quindi sta a noi scrivere la descrizione delle azioni in modo che sia sempre evidente il soggetto. E dopo un po' può diventare noioso. L'organizzatore fa questo, l'organizzatore fa quello, l'organizzatore... Quante volte abbiamo scritto questo organizzatore? Allora, l'UML permette di definire i ruoli, i responsabili delle varie azioni, anche in modo grafico, attraverso quelle che chiama corsie di nuoto, swim lanes. No, avete presente la piscina, è divisa in corsie. Corsia 1, corsia 2, corsia 3, corsia 4. Allora, noi possiamo organizzare un activity diagram definendo una serie di corsie. Ciascuna corsia sarà etichettata con un tipo di utente. E tutte le azioni che sono responsabilità di quel tipo di utente le mettiamo da qualche parte all'interno della corsia giusta. Non cambia nulla, eh? Anziché scrivere professor define syllabus, scriviamo semplicemente define syllabus e lo mettiamo nella corsia professor. Al posto di scrivere student enrolls, mettiamo enroll senza il soggetto e lo mettiamo nella corsia student. È puramente
una semplificazione grafica. Quindi sta a voi, se vi piace usatela, se non vi piace non usatela, la semantica è esattamente la stessa. In entrambi i casi noi siamo sicuri che ogni azione ha esplicitamente indicato il responsabile, che sia un tipo di utente o che sia il sistema informativo. I modi di indicarli sono due, o lo scrivo dentro o lo metto nella corsia. Dopodiché le regole, le frecce, il fork, il join, eccetera, sono esattamente le stesse. Cioè questa divisione non ha nessun significato, non dice nulla. Ok? Questa divisione verticale. Se vogliamo ci dà un'informazione in più, del fatto che a un certo punto utenti, se io ho una freccia che attraversa una divisione tra le corsie, vuol dire che in qualche modo la procedura passa di palla da un utente a un altro. Quindi è più evidente che ci sono diversi utenti che si devono in qualche modo coordinare e collaborare alla conclusione del processo. Però, se vogliamo, non è questa gran cosa. Ecco. Tutto ciò che è automatico, quindi fork, join, choice, merge, segnale inviato, segnale ricevuto e clessidra, lo potete mettere dove, nodo d'inizio e nodo di fine del processo, li potete mettere dove volete. Tanto è sempre sottinteso che sarà il sistema informativo a fare quell'operazione. Ok? Quindi sistemateli dove volete, semplicemente è un criterio di ordine grafico, punto e basta, non c'è nessun significato il fatto che il fork sia qui oppure qui. Non cambia nulla. Tanto è sempre un'azione automatica del sistema informativo, non è mai né il professore né il studente che fa il fork del token. Ok? Col nostro hashtag, come si realizzano le swim lane? Prendiamo adesso questo, quello è il ciclo di vita dell'hackathon. Non ha molto senso perché, vabbè no, ci sono tre cose, sì sì. Possiamo provare a trasformare questo con swim lanes. Quindi facciamo un nuovo activity diagram, che è il ciclo di vita hackathon. Tra parentesi swim lanes, tanto per ricordarci cos'è. La stessa cosa. Allora, il modo per creare le swim lane è questo, aspetta, qua, che hashtag chiama partition, partizione. Partizione verticali, abbiamo le corsie per così in verticale. La partizione orizzontale, invece, se vogliamo nuotare da sinistra a destra. Io ho più facilità a vedermi il tempo scorrere in verticale, quindi le faccio così, ma è assolutamente uguale. E ogni volta che clicco su Partition, lui mi aggiunge una colonna. Quindi nel nostro caso, noi avevamo i responsabili di questa attività, che erano l'organizzatore, che erano il giudice, e se non sbaglio il sistema informativo. Organizzatore, poi c'è questa attività complessa, organizzatore, sistema informativo, giudice, sistema informativo. Questi erano i tre responsabili delle varie azioni, al di là delle azioni dell'attività complessa. E quindi, tanto per vederle con le swim lane, l'azione, l'organizzatore crea un nuovo hackathon, lo mettiamo qua. Poi, il nodo inizio potremmo metterlo dove vogliamo, ma tanto vale metterlo vicino, per non fare... E qua possiamo togliere il soggetto, l'organizzatore, perché è sottinteso dal nome dello swim lane. Crea un nuovo hackathon. Poi la seconda azione era selezione dei giudici per l'hackathon. Questa è un'attività complessa, quindi di fatto... Possiamo metterla qua, potremmo metterla nel giudice, non sappiamo perché ha dei suoi responsabili interni. Quindi questa anche qui la
mettiamo dove vogliamo, vedete che non aveva già un soggetto prima, perché internamente ne ha più di un soggetto. L'organizzatore apre le iscrizioni, quindi apre le iscrizioni, togliamo la parola organizzatore, poi abbiamo signal sending e l'attesa, lo possiamo mettere dove vogliamo. Ad esempio qui, perché semplicemente mi è comodo disegnarlo qua, il sistema informativo chiude le iscrizioni. Questo lo metto nella colonna del sistema informativo. E magari anche la pausa la metto qui, via. Quindi l'organizzatore apre le iscrizioni, il sistema avvisa tutti che le iscrizioni sono aperte, dopodiché il sistema informativo rimane fermo a dormire in attesa e poi chiude le iscrizioni. Poi cosa succede ancora? All'inizio dell'hackathon i giudici pubblicano il problema e allora lo possiamo mettere qui, nei giudici, collegandolo ovviamente alla chiusura delle iscrizioni. E infine l'ultima azione, se non sbaglio, è che il sistema informativo pubblica la graduatoria. E questo lo mettiamo nella colonna del sistema informativo. Quindi è un modo diverso di rappresentare le stesse cose. Adesso cerco di compattarlo un po', se riesco. Però dal punto di vista grafico può essere conveniente, magari, se vi piace organizzare le cose in questo modo. Ciò che abbiamo disegnato qua e ciò che era disegnato prima sono assolutamente la stessa cosa. Sta a voi a preferenza. E se io prendo questa clessidra e la sposto dove voglio, non cambia nulla. Se prendo questo signal sending e lo sposto dove voglio, non cambia nulla. Ok? Sono solo le azioni che contano, perché hanno un soggetto responsabile, che sia umano o che sia sistema informativo. Okay? Quindi i costrutti degli activity diagram li abbiamo visti tutti. Azioni, sequenza, parallelo, fork e join, scelta, choice e merge, scelta utilizzata come ciclo, comunicazione, quindi invio e ricezione segnali e attesa. E attività complessa per poter fare dei sottodiagrammi che vengono richiamati nel momento opportuno. Okay? Questi sono gli ingredienti con cui lavorerete mercoledì nel laboratorio, in cui ci saranno dei problemi di modellazione di processo. Ciò che dovremo ancora vedere, però dobbiamo darvi tempo di digerire questo formalismo un attimo, quindi facciamo giovedì prossimo. Martedì non c'è lezione mia, sono dei pattern ricorrenti utili. Cioè ci sono delle situazioni di modellazione che ricorrono abbastanza spesso, che si risolvono in modo non banale, non ovvio. Allora tanto vale vederle per riconoscerle quando serve. Una cosa banale, ve la metto qua, ma che adesso non sappiamo come gestire, e come faccio a evitare che questo partecipante chieda di unirsi a un altro quando le iscrizioni sono già chiuse? Cioè questo processo va avanti finché vuole. In realtà questo processo dovrebbe bloccarsi quando le iscrizioni si chiudono. No, adesso non lo sappiamo fare. No? Quindi è uno di quei casi che ci andremo a studiare con calma giovedì prossimo. Buona serata.